Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte della Random Loca Pokémon Soul Silver, l'ottava parte di questa Random Loca Pokémon Soul Silver, e proseguiamo. Scusate. Chi è? Sto cazzo! Ok. Vabbè, dopo questa entrata di scena bellissima, ciao a tutti. Salutiamo. Oddio, aspetta, tieni un attimo una cuffia, perché così facciamo cose. Allora, salve a tutti. Dovrebbero essere cancellate. Alziamo un po' il volume. Ah, questo è un mio amico. Si chiama Presente. Oh, allora, mi chiamo. Allora, nome. No. Di nominativo? Sì. Meno nominativo. Descalzo Gamer. Descalzo Gamer, ok. Descalzo Gamer è un mio amico molto molto caro, che mi aiuterà ora in questa parte della random. No? Sì, perché tanto non ti levi le cuffie, non me ne frega nulla. Vabbè, è importante. Ok, vi ricordiamo, nella scorsa parte cosa abbiamo fatto? Ricordi che cosa abbiamo fatto nella scorsa parte? Allora, nella scorsa parte? No. Non lo sai. Benissimo. No. Siamo andati fino alla Torre Radio. Abbiamo preso appunto la radio grazie a delle domande stupide che ci hanno fatto fare. Poi abbiamo, insomma, siamo arrivati in questa città, abbiamo fatto tante cose. Ah, mi sembra c'è da battere la palestra. C'è da battere la palestra. Attenzione, intelligentissimo. Prima di iniziare ricordate di lasciare un bel like. Ah, e di iscrivervi al canale. E di aumentare la domanda del giorno, e vedremo poi, ma voi ve la vedete scritta. Quindi ho allenato Casciano. Ah, tra parentesi, è lui che mi ha suggerito il nome di Casciano, quindi lo ringrazio. Casciano è il migliore. E l'ho allenato fino al raggiungimento a livello 18. Boom, è sempre rimasto al 28, ma era prima. Il grande l'ho lasciato lì. E Cosoli, quello che gli avevo insegnato taglio, mi sfugge il nome. Slaco gli avevo insegnato taglio, che okay, Togepi l'ho depositato nei box morti perché è morto sostanzialmente. Qui c'è quello dai soprannome, poi lì c'è la palestra, ma io mi volevo soffermare prima sul centro commerciale, perché c'è da andare a comprare le Pokéball. A comprare cose. No, comprare le Pokéball e i rimedi, perché se no si va avanti. No, si compra cose, va bene? Le cose? Vabbè, compriamo le cose. No, si compra Pokéball. Ok, allora, salve, non senti utile, si compra pozioni per pozioni, soluzioni max, nulla, no. Ah, tra l'altro io devo vendere anche revitalizzante. Sai, posso essere utile? Sì, Pokéball, Megaball, Ultraball, ok, vendano le Ultraball, benissimo, tanti so. Ah, ma ne posso comprare solo una? Ma brutto. Povero. Perché qui c'è poi i soldi. Qui c'è poi i soldi. Qui c'è la crisi. Soldi, c'è la crisi. Quindi ora compriamoci una super pozione. No, ho detto compriamoci una super pozione. Tra l'altro vendono anche pozioni max. Quindi molto molto sì, buono. Però per ora non serve, sarebbe uno spreco di soldi. No, certo, c'hai ragione. Ah, per boom forse servono, sì, boh, però è uguale. Quindi diciamoci questa terza palestra, che ha la palestra tipo normale, cioè la palestra di Chiara. Sì, da chi è la capopalestra? Chiara, non lo so, oh. Oh, è meno male. Palestra di anch'io. Chiara, carina, troppo carina. Bruttissima invece. Lì ci danno una fessoia, ma cosa lì mi insegna? Attenzione. E ora attenzione, testeremo le abilità di Descalzo Gamer, perché a me mi avete già visto tante volte giocare, ma chissà come gioca lui, e lo testiamo subito. Spero non mi faccia morire nessuno. Grazie mille. Ok, andiamo avanti. Lì. Morire. Lì. Perfetto. Speriamo bene. Allora. Quindi ciao, prima sei una persona davvero simpatica. Mi piace. Come quelli che dovete mettere voi a questo video. Senti qua. Vai. Attenzione, parte la sfida, fammi una allenatrice della palestra, che è Vita Bellezza, Vita. C'è Viso, c'è anche Vita. Oddio! Il primo, ragazzi, il primo leggendario di tutta la serie. Quindi abbiamo avuto anche abbastanza fortuna. Sono io, in tutta sta serie. Fui a 6 me l'ho shottato. Così, è vero, l'ho shottato. È più furbo di me a volte, però attento che c'è solo 5 in Furia 6. E si va a curare Pokémon. Vabbè. No! Due di fila, ragazzi, due di fila, bruttissimo. Mi conviene cambiare. No, sì, se cambi c'è boom che c'è una mossa tipo volante, quindi è super piace. Siamo boom. Però Casciano mi sembra. Boh, però Casciano. Casciano è Casciano, ragazzi. Casciano è. Ok, Shemine, in che forma è? Terra, ok, perfetto. Ok. Spennata infatti. Perfetto. Doppio team, dai, non fallire. Non ok. Fallisce. È bruttissimo. Vedere, non poter giocare, non fare niente.
sono due volte che due partite, due leggendarie. E io nel mio, cioè non ho mai trovato. Quando Drio, no, lascio. Vabbè, tanto. Io non l'ho mai trovato, ti voglio ricordare, questo è importantissimo. Vabbè, comunque è uguale. Io farei spennata sempre, se vai. Ma io faccio quello che cazzo mi pare. Va bene, allora, facciamo così, io non ti do nessun suggerimento, vediamo un po' che cosa fai. Dirò solo se, se secondo me è giusto o sbagliato dopo quello farai. Ho vinto. Vediamo tipo se sai le super efficacezze dei tipi o no. E soprattutto se sai il percorso della palestra, che io mi ricordavo a memoria, ma siccome ragazzi, questa è extreme randomizer, cioè non posso neanche giocare, capite? Quella cosa brutta. Allora, ragazzi, sfidiamo sto allenatore. Beh, non lo posso sfidare perché sono un cretino. Vabbè, non lo è che lo devi sfidare per forza. Allora, ti do un consiglio. Di solito quando ci sono gli allenatori è la strada giusta. Sempre lo fanno sì, anche se dai dubbi tipo nelle vittorie o nelle grotte. Dai, vai dove ci sono. Allenatori, Mantai, indovinare. Versus Casciano gli puoi fare un coso, un furia seme, sì, è super fiale. Esclusiva, ok, ma non serve a niente, scusa. In furia seme ancora. In furia seme secondo me ha una bassa feci. Come ha fatto resistere? Lo sa solo lui. Ah, è psiotaglio. Psiotaglio. Secondo me in furia seme ha una bassa. No. Ha un PS ragazzi, qui beve, vi giuro tutto perché è bellissimo. Boh, ammazzalo, c'è un ultimo canto, ammazzalo, 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 c'è un ultimo canto. Questo lo conosco, mi ricordo, in questo, sì. Purtroppo lo ricordo anch'io. Allora, ok. Che il capo della Lega, in questo gioco, ha un Altaria con ultimo canto. In questo gioco? Sì. A me sembra no, però vabbè, sì, mi sembra. Comunque è randomizzato, quindi non ce l'ha. Sì. Però mi ricordavo nel gioco normale. Ti sei bloccato la strada, guarda. Vabbè, sono indietro. Quindi appunto. Bisogna stare attenti all'ultimo canto per chi non lo sa, perché c'è gente che può non saperlo. Cioè dopo tre turni tutti i Pokémon che sono in capo muoiono. A prescindere. Slavina non ci fa niente. Cioè non ci fa molto, io direi. Veleno coda, vabbè sì. È stab veleno coda. Muro di fumo. Di brutto, Io vado Zarina, non ci fa niente. No, perché è un bel coda. Io dico, secondo me contro la foresta è bello su Uzi Boom. Poi fai a metri vai. Che però Casciano è più forte di tutti. Lo so, però boom. Cioè, abbiamo iscritto. Gelo raggio! Sì, gelo raggio è perfetta. Allora, vediamo a che posto lo metti, perché io non ti posso dire niente. Fammi vedere che cosa fa garanzia. Se il nemico ha già subito dei danni, nello stesso turno la potenza di questa mossa raddoppia. Psicotaglio. Chi la usa colpisce il... Ambarabacicicoco. Questa, garanzia. No! Veleno coda! Ormai è fatta, veleno coda comunque. Vabbè, se lascia lui che... Sì. È super efficace gelo raggio, visto. Ho capito, è super efficace anche garanzia, non so se... No! È per... ha fatto un muro di fumo prima, ha fatto un muro di fumo tre volte, gelo raggio. Gelo raggio, troppo forti sono. Questi qui resistono a caso. Sì, allora. Vabbè. No, gelo... fai sempre gelo raggio! No, tanto non volevo sprecare un altro gelo raggio. Perché io faccio queste cose a volte? Perché te... Wayne, cambia! Te lo dico io, cambia! Che già l'hai sbagliato due. Boom! Boom, che volevi mettere, grande! No. Meno male. Mettiamo boom. Meno male, perché sennò, ragazzi, qui è... si fa pesa, ragazzi, la roba. Boh, fai che ti pare, te... Boh, fai uguale. Sì. Hai visto? Vabbè, boom e shot tutti, è il 28. Il 28 o è il 28? È il 28. Brigitte, Bardo. Ma devi tornare indietro e fai giro. Sì, bravissimo. Bravissimo. No, curalo, cascia. Anzi, metti boom prima, va. Fatto. Allora. Ok, ce l'abbiamo qua. Torniamo da Chiara. Ciao, oh, piuttosto tu non hai la tua radio. Voglio leggere. Allora, vedo che lei di Pokémon. Tutti sono nel mondo dei Pokémon. Vai. Così ci sono entrato anch'io. I Pokémon sono carinissimi. Vuoi lottare? Sono forte, l'avverto. Sì, farà cacare discorsi. Matti! Anzi, The Scarso Gamer vs Chiara, purtroppo.
Cioè purtroppo non sono io, questa è la cosa. Terzo foreste ci manda un Pelipper. Noi ci abbiamo Boom. Cosa che mossa fai contro Pelipper? Se ci avevo. Basta che tu ne faccia una poi, guarda. Vabbè, basta che non facessi osso lava perché osso lava non è efficace. Questa cosa, la sapevo, E infatti non l'hai fatta, però. Salve 29, boom! Allora faccio parare una mossa. Sto cercando di fare la staffetta. Boh, io non lo insegnerei perché. Vabbè, falle, vai, cosa fa? Staffetta. Vai. Allora, staffetta fa. Chi la usa sostituisce? No. Bevuta, no, non mi piace, No, non ti piace? No. No, questa la dico io perché se no guarda. No. Perfetto. Cadavere. Lascia, non ti spezzo super efficace, guarda. Questo lo so. Fino a là ci arrivo. Fino a male ho fatto la random block perché questa palestra era davvero davvero difficile. Non randomizzata. E rischiavo di perdere un Pokémon. Oddio, cadavere più veloce di noi e siamo 10 livelli sopra, Cadavere, capito? Cadavere è parecchio forte. Lo so. Non lo ricordo un po'. Hai usato la maglia su chiaro palestra. Aia! Ora c'è una fase di iso e Dio sempre non mi interessa. Uee! Ah, qui piange, uee! Ah no, non dico, sì. Che rabbia! Non ti dà la medaglia. Sta di cazzo, dammi la medaglia. Vuole botte? Piace? Però devi uscire. Pure scavivo. Oh no, hai fatto piangere Chiara! Ma non è niente, presto stare meglio, fa sempre così quando perde. Ok, vai a rifarla. Ah, posso? Che vuoi, una medaglia? Ah, dimenticavo, è così la medaglia piana! Grazie. E questa è voi, vero? Ora devo dire la fase fondamentale. Matti riceve la medaglia piana da Chiara. Ho invertito, vedi. Dai, da Chiara. Allora leggo io. Vai. Pokémon posso usare forza anche fuori dalla lotta. Ho anche qualcosa per te. Tieni. Hai ottenuto la metti 45. Che però è randomizzata. È randomizzata, quindi sarà una merda. No, come una è attrazione. Ma non è attrazione. Sì, lo so che non è. Serve per sfruttare appieno il fascino dei Pokémon. Si addice ad una carina come me, vero? No, sei bevuta. A proposito, sai da qui, prosegui a nord e troverai un grande impianto sportivo. Il sì, Poeathlon. Ma il Poeathlon non lo andremo a vedere perché non è fondamentale nella storia. Che è appena aperto. Visto che te la capivo così bene, Pokémon dovresti andare a dare un'occhiata. No. A me vede che MSI è attrazione, che numero era? 90, 80? 45. 45? Allora, allora, da guardare sotto la Crystal Cold. Vabbè, ce l'ho già, boom. Ah, ecco, poi gli insegnò da guardare boom, poi. Questo poi allora, possiamo partire? Sempre se la puoi imparare. Boh, vabbè. vedremo. Sì, ogni tanto mi blocco. Quella inoltre non l'avevi battuta l'allenatrice, ma è uguale, non si può più battere perché hai sconfitto la palestra, quindi torniamo indietro, anzi andiamo avanti perché c'è appunto da esplorare un nuovo percorso e penso che si possa fare una nuova cattura, un nuovo percorso. La catturerò io. Io direi di andare a. Quanti soldi abbiamo? Vai a vedere la scheda allenatore. Matti, allora abbiamo 3736, vai con Pandora Ultraball. O okay, 4-5 Megaball, non lo so. Insomma andiamo a comprare delle Ultraball, poi andiamo in nuovo percorso, facciamo la tua e interroghiamo la parte. Vabbè. Ma è uguale. Perfetto, aspetta, bisogna andare al piano superiore. Bravissimo, quella avanti lì. Questa? Sì. Visto, sono bravo. Visto, sono bravo. Allora, o Megaball o Ultraball, compa. 2, 3 facciamo no, 2, tre, contiamo il risparmio. Ti dio 3. Facciamo 3 allora. Sì. Perfetto. Quante ce ne hai rimaste? No, nulla. Non si può comprare nulla. C'è rimasto nulla. Oddio, c'ho un po' di singhiozzo, c'ho singhiozzo tanto. Per questo registro io oggi. Dai, registro io, poi lo monto io, il culo me lo fa io, però è uguale. E i Pokémon non ci si unano? Non credo che per una lotta nel percorso bisogna curarci Pokémon. Ah, è vero. È intelligente però, È intelligente, attenzione! Cosa c'è da fare ora, lo sai meglio di me? No! C'è da andare a prendere l'annaffiatoio giù a destra dal fioraglio, perché se ti ricordi bene c'è Sudowoodo. Non l'hai fatto vedere, mi sembra, in una parte. No, ci sarà Sudowoodo. Ah, ci sarà Sudowoodo. Futuramente. Non sarà di sicuro Sudowoodo. Sì, è Sudowoodo. Cioè, sembra un albero, ma in realtà è Sudowoodo. Noi la annaffiamo e poi... Ma non sarà sicuramente Sudowoodo, sì, c'ha ragione. È vero, sì. Allora, perfetto. Allora, attenzione. Andiamo avanti. Proseguiamo, ragazzi.
Se c'è... il nuovo percorso, che è il percorso di elementi lasciando davanti, perché sennò si sciotti tutti, mazzi. A parte la scena della felice. Aspetti. Boh, vabbè. Attenzione. Maestro. E questo la becchi. Oh, il maestro! Gli passi dietro a quelli, no, passa lì dietro a quelli. Poi tutti sti allenatori gli puoi passare dietro. Sì, ok. Va. No! A me non si è fatto. A parte la doppia è buona, perché così si allenava anche Hashano. Allora, ce l'abbiamo. Vabbè, lo saliamo comunque. Chi se ne frega? Parte la sfida di Danio Campicista. Visto? Monferno. Oh, cacchio, sotto l'olio Monferno, ragazzi, che bello. Bello. Ti ho detto io ce l'ho da qui. O sollava. No, aspetta, il volante non è sempre efficace. Sì. Sulla lotta. Sì, infatti. Perché Monferno sì. È un po' di sì. Fuoco lotta. O sollava invece la super efficace sul fuoco. Perfetto. Beh, in due siamo più Shedinja, uno Pokémon con la maggiore difesa al mondo, ma in realtà che si butta giù con uno spuso. Non era quello di che tipo che aveva un PS di vita? Boh, no. No, mi sembra. Pista colpo. Mi farei pista colpo. Ah, c'ha magia difesa, benissimo. Perfetto. E mi sa che devi usare una. È morto. Ah, sì, forse ci aveva ragione te. Boh, non lo so. È il Pokémon che aveva uno. Davvero? Davvero, ha uno di vita. Che senso? Però è tipo invulnerabile a Marowak. Ma è vulnerabile a tutto? Non a tutto, mi sembra solo a poche cose. Boh, ma io. Soclava, per tirarti uno satano su. Boh, sai come lo ricordo? Su. Sì, sì. Sono curioso. Davvero, sono curioso. Dopo andrò a controllare. Sì. No, davvero, curioso. Perché. Boh, perché ora per casualità lui col contraccolpo si è ammazzato. Se allora, è... perfetto. Ma cerca di evitarlo. Anche se so che sarà impossibile. Ehi! Perché ci sono. Sono maestro con le sfere. Attenzione a te, il maestro. Io non voglio farmi toccare le mie sfere. Il quattro Pokémon delle Girashi. Oggi va a livello 2, a livello 2. Mi è cascata anche l'ala. Oh, grazie. L'hai vinto. Ho shottato un Girashi con un cristal colpo che non è molto efficace, però io l'ho shottato. Grazie, ma boom, non so se hai visto. Growler. Metti un po' Kashan. Kashan. Stavo del no, cacchio, c'ho un po' di PS. No, lascia boom perché può essere per lui. Io sono colui che ha inventato Kashan. Questo va detto, va detto. Allora, vorrei lotte Kashan o Pirani. Poi l'hai messo Kashan. Sì. Ti ho detto non lo metto. Coraggio! Non lo mette perché ha poi PS. Ma tanto li ho sciotto tutti, mi è vero, vabbè, sì, coraggio sono il fiasco. Però. Visto mi ricordo le cose io almeno. Io no. Allora, Raticate. Io vabbè, lascia. Questo qui mi sembra aveva quella mossa che mi rodeva tanto il culo. Aveva quando non era randomizzato. Sì. E fai il coraggio. Ma lo congeli. Cioè bene lo congeli. No. Invece... Bene mi fa un po'. Pugno, attenzione, nulla. Nulla. È psiotaglio. Come sapete io non sono molto ferrato sul tipo. Oddio. Non sono molto ferrato sul tipo veleno. È super efficace. Sì, c'è anche l'attacco speciale, quindi. Bene una cosa. Visto? No cosa? È rimasto un PS per due volte, ragazzi. Vai. Titolo di questa puntata epio. Sarà? Raticate l'immortale. No, due volte con PS. Non so se anche prima un'altra poi non è rimasto un PS. No, sì. non so, a volte metto dei titoli strani. Io lo chiamerei Raticate l'immortale. Raticate l'immortale. E sarà Raticate l'immortale, attenzione. No, oddio, ancora non è possibile. Non gli fanno niente lo sollava, perché è volante. Ti ricordo che. Spendava. Anche noi abbiamo spendato. Io shotto tutto. Boom, bitch. Get out, tu. Allora, sotto la musica non ce la mette ora. No. Perfetto. Allora, Matti vince. Sì, dai, il mio telefono, dai. Sì. Sì, ti amo, su, te lo do. Tutti mi cercano di rimorchiare. Io sarei attento a dare i numeri di telefono. Lui era quello bravo con le palle. Non si dai i numeri, forse non ti ha fatto. Allora, perfetto. No, metti Hashan davanti perché intanto dagli la pozione. Quello e così abbia, cioè è più facile indebolire Pokémon. Allora, perfetto. Pozione. Borsa. E la super pozione. Super pozione abbiamo. Ah, io vitalizzante poi lo dovevo vendere perché nella Nuzlocke non si può. Devi vitalizzare infatti. Ok, primo incontro. Oh, torna indietro, bravissimo.
Perfetto. Primo incontro in questo concorso è un... Oddio, mi sta finendo la voce? No. Ragazzi, io sono sventurato in questa nazio che ho proprio una sfiga pazzesca, è proprio brutto. No, io farei notare, quello bravo con le palle, e poi lì. Ma sai cosa? Vabbè, ora te mi fuggi da questo leading. Non lo vuoi? Se, no, se non mi sbaglio. No, almeno facciamo salire di livello Casciano. Vabbè, fai salire di livello Casciano. Psicotaglio. E così muori Casciano. Mi sono cagato addosso, infatti. Facciamo un giloraggio, almeno muore. Ehi, la gufata! Non ci fa niente. Non ci fa niente. Meno coda, proviamo in tutti i modi a buttarlo giù. Sai se ci fa. Se ci faceva tipo un brutto colpo di confusione, è bellissimo. No! Ok, perfetto. Torna indietro perché di qua. Aspetta, vai di qua. C'è il parco nazionale. Nuovo posto, scusa, per fare un nuovo incontro. Allora. Speriamo. Parco nazionale. Nel culo. Guarda che bella sia. Tra l'altro, che giorno è? Martedì? Oggi è martedì, sì. Ok, vabbè, allora. Allora. Primo. Tutto per tutto. Incontro. In questo. E questo. Voglio avere la soddisfazione di ammazzarlo, scusa. Tenga. Siccome con Casciano... Tieni, tieni. Siccome con Casciano è una morte troppo leggera. Io spero gli shotti boom. Cazzo, è bruttissimo. Tipo un oltraggio, va. Puro gelo, no? Turbo fuoco. Abisso. Abisso è bellissimo. Se usasse abisso... boom. Io sto pensando alla mossa, quale mossa è peggio, guarda questa è anche super efficace. Non morire Caterpie. Cacchio no, è super efficace. Lo volevo. Tieni vai, come lo volevi? Io no. Casciano come sa, Casciano sa al 20, benissimo. Comunque, come avete visto anche questa parte ci è andata di sculo pazzesco. Parecchio. Noi ci rivediamo con la prossima parte di Pokémon Sol Silver. Quindi, da Mattino01 e... Discasso Gamer è tutto, ne scegliamo con la prossima parte del Random Lock, ma mi sono scordato di dire una cosa, la domanda del giorno. Vedi che sappiamo tutti e due, la domanda del giorno la dico io mai. E qual è il vostro capo palestra preferito in Pokémon, cioè in tutte le regioni, in tutte le serie vai. Quindi la matrice 01 e Discasso Gamer è tutto, noi ci vediamo con la prossima parte, cioè noi, io e te, cioè io e lo spettatore, te non sì, io non so se ci sarò anche vabbè, la prossima però volta. Forse sì. Per la vostra sanità mentale sperate di no. Quindi da me e lui è tutto, noi ci vediamo con la prossima parte della Random Capo Monster Silver. Ciao a tutti. Ciao.